Sì, andiamo oggi a vedere come si calcola il perimetro di un triangolo. Abbiamo detto che i triangoli tra loro possono essere diversi. Ne abbiamo in base ai lati di scaleni, quindi un triangolo scaleno abbiamo detto è uno che ha tutti i lati disuguali. Un triangolo può essere isoscele, che ha due lati uguali, oppure il triangolo può essere equilatero. Andiamo a mettere le lettere ai nostri triangoli. Allora, i nostri triangoli saranno il triangolo ABC, il nostro triangolo che abbiamo detto essere scaleno, DEF, il nostro triangolo isoscele, se vedete questo lato è uguale a quest'altro, e GHI, il triangolo equilatero, ovvero quello che ha tutti e tre i lati uguali tra loro. Iniziamo a definire il perimetro. Il perimetro è la somma di tutti i lati. Quindi nel caso del triangolo scaleno ABC abbiamo tre lati diversi, quindi il perimetro, che in geometria si indica come 2π, sarà la somma della lunghezza di AB più la lunghezza di BC più la lunghezza di AC. Proviamo in numeri se questo è lungo 3 cm e questo 4 cm, questo 5 cm, il perimetro di ABC sarà 3 più 4 più 5, che fa 12. Proviamo adesso a vedere il perimetro di un altro triangolo. Vi ricordo che il perimetro è sempre la somma dei lati. Nel caso specifico del triangolo isoscele, due lati sono uguali. Nel nostro caso il lato ED è uguale al lato DF. Quindi tante volte il problema, se ti indica che il triangolo è isoscele, ti dirà soltanto la somma di uno dei due lati, che magari è 2, e la misura della base EF, che magari sarà 4. Non indica la misura di DF perché magari, avendo detto che è isoscele, dovete sapere che ovviamente anche DF sarà uguale a 2. Il perimetro ancora una volta sarà ED più DF più EF. Quindi la somma dei tre segmenti di cui è composto il triangolo. Solo nel caso del triangolo isoscele, per trovare il perimetro, potremmo fare base più due volte il lato obliquo. Nel nostro caso il perimetro sarebbe uguale a 4 più due volte il numero 2, che è la misura del lato obliquo. In qualunque caso, nelle emergenze, fate la somma di tutti e tre i lati e andate liscio. Nel caso del triangolo equilatero, i lati sono perfettamente uguali, quindi se questo è 3, anche questo è 3, anche questo è 3. Il perimetro sarà sempre 3 più 3 più 3 perché è la somma dei lati, ma essendo una figura regolare dove tutti i lati sono uguali, il perimetro del triangolo equilatero sarà lato per 3 volte. Nel nostro caso sarà 3 per 3, che è uguale a 9. Quindi ragazzi, ricordate che il perimetro è sempre la somma dei lati. Laddove dei lati fossero uguali tra loro, si può fare una moltiplicazione, soprattutto nel caso del triangolo equilatero. Nei prossimi video continueremo a parlare di perimetro e vedremo come si calcolano i perimetri dei quadrilateri e poi di tutte le altre figure geometriche. A presto, ragazzi! We'll be right back.